Venerdì Santo 1999, siamo qui a Sessa Aurunca e tra poco inizierà la processione dei misteri, tradizionale rievocazione della passione, della morte di Gesù che in un modo o in un altro viene fatta in tutte le parti del mondo cattolico. Il Venerdì Santo ricorda la morte di Gesù sulla croce, vittima della violenza. E a proposito di morte, a proposito di violenza, il pensiero va naturale al Kosovo, dove in questi giorni purtroppo continua una guerra. Nel vivo di questa manifestazione estremamente suggestiva, l'assessore alla cultura di Sessa Aurunca, Silvio Sasso, ci aiuterà a capire il significato di questa celebrazione che avviene ogni anno Venerdì Santo. La processione dei misteri, perché? Allora, la processione dei misteri, molto seguita qui a Sessa Aurunca in tutta la Campania, ogni anno il Venerdì Santo, così come in altri centri dello stesso Mezzogiorno d'Italia, per ricordare e celebrare appunto la passione del Signore, i segni della passione del Signore, la partecipazione popolare intorno a questo dramma della storia vissuto intensamente dalla nostra gente. E come nasce questa tradizione? Questa tradizione perde la sua origine nella notte dei tempi, nel periodo medievale, sviluppandosi poi successivamente fino a radicarsi nella cultura di un popolo, nella cultura della nostra gente, che ne fa, oltre che un momento di fede e di religiosità profonda, un momento della propria identità culturale, dell'appartenenza a questa terra. Ma quali sono le caratteristiche di questa processione? Le caratteristiche di questa, come della processione di domani mattina, del mistero, della deposizione del mistero della pietà, oltre alla grandissima partecipazione popolare e l'andamento cosiddetto a cunulella qui da noi, cioè ondeggiante da destra verso sinistra e spesso anche tornando indietro a testimoniare con questo passo incerto e difficoltoso la passione del Signore, ma anche un atto d'amore, visto che proprio nel termine dialettale cunulella vuole intendere il cullare nel momento in cui c'è la sofferenza, si testimonia la sofferenza e la morte del Signore. Come viene preparata questa manifestazione? Questa processione viene preparata nel corso di tutta la Quaresima. Ci sono una serie di riti che cominciano il mercoledì delle cenere, che si sviluppano in tutti i venerdì di Quaresima, con il cosiddetto sermone, che avviene qui presso la chiesa di San Giovanni a Villa, che è sede della confraternita del Santissimo Crocifisso, in cui si espongono ogni venerdì, uno alla volta, i misteri che poi danno vita alla processione del Venerdì Santo. Questi misteri, cosa sono? Cosa ritraggono questi misteri? Sono le stazioni della Via Crucis? Ritraggono quattro momenti della passione del Signore. Il primo è la preghiera del Cristo nel Getsemani, il secondo è la flagellazione, poi abbiamo l'Ecce Homo, la caduta sotto il peso della croce e alla fine il corpo deposto dalla croce del Cristo morto, accompagnato dal palio che, come vedremo, è un drappo nero che copre appunto il corpo del Cristo, coperto dalle camele e dall'incenso dei bambini che partecipano alla processione. Il significato di questi falò? Allora, i falò sono una delle caratteristiche che accompagnano la processione del Venerdì Santo. Li troviamo nelle principali piazze lungo il percorso della processione, a testimoniare il calore che si vuole offrire al Cristo sofferente nel momento in cui attraversa le strade della città il giorno della passione. Vedo che sono fatti da... con grandissima cura i ragazzi nel corso della giornata del Venerdì Santo. Li mettono su nelle principali piazze, recandosi nelle campagne a raccogliere la legna secca per metterla. Ma è tutto appunto ulivo, sono tutti rami d'ulivo? Sono tutti rami d'ulivo. C'è un significato particolare per questo? L'ulivo è una delle colture più presenti nella zona e simboleggia quindi anche grandissima parte del nostro territorio ed ha un significato particolare nel momento in cui arde il Venerdì Santo come momento di partecipazione e in qualche modo di solidarietà al Cristo che soffre e muore. Mentre è in svolgimento la processione del Cristo morto, lasciamo il corteo per farvi conoscere alcune delle bellezze architettoniche di Sessa Aurunca e dei suoi dintorni. Cominciamo naturalmente dalla cattedrale, che è il luogo più importante,
cattedrale che ha una sua curiosità particolare. Se voi guardate la parte alta, vedete il consueto arredo barocco, un po' lezioso, ma se abbassate lo sguardo, sorpresa, che cosa si scopre? Si scopre l'antica cattedrale romanica del XIII secolo, con le colonne di spoglio da reperti romani e il bellissimo pavimento cosmatesco. Preziosissimo capolavoro di arte romanica è questo splendido ambone sopra il quale mi trovo. Questo ambone posa su sei colonne che hanno come basamento dei leoni e in cima alle colonne ci sono dei capitelli finemente lavorati. Un'altra particolarità importante è questo cero, questo colossale cero pasquale, tutto istoriato e lavorato. Adesso però andiamo a vedere qualche altra curiosità. Scendiamo da questa scala in ferro battuto ottocentesca che è stata posata in maniera eclettica accanto all'ambone romanico e ci troviamo davanti a un altro gioiello medievale, un'iconografia tipica del Medioevo, Giona in bocca alla balena. C'è da tenere presente che nel Medioevo questa iconografia era un simbolo di resurrezione, perché Giona, come tutti sanno, viene inghiottito dalla balena e poi, se non sbaglio, tre giorni dopo viene risputato fuori, quindi risorge a nuova vita. Bene, lasciamo Giona in bocca alla balena e andiamo a vedere un altro luogo suggestivo di questa cattedrale. Qui sotto c'è una cripta che è precedente a queste tre navate romaniche, quindi è di epoca paleocristiana e benché sia stata rimaneggiata in epoca barocca, conserva una serie di bellissime colonne romane tratte da antichi edifici. Adesso possiamo risalire per andare a vedere la facciata di questa cattedrale, una facciata che a sua volta presenta delle notevoli curiosità. Il bel pronao esterno è stato addossato alla facciata della cattedrale un secolo dopo che la cattedrale stessa è stata innalzata. Il portale romanico, piuttosto severo, testimonia del fatto che qui è stato utilizzato del materiale di riporto di epoca romana. Sull'architrave, infatti, fatto abbastanza curioso per una chiesa, ci sono delle maschere di teatranti, a testimonianza del fatto che il marmo di questa architrave proviene direttamente dalle rovine del teatro romano di Sessa. Davvero bella ed imponente è l'architettura della facciata, nella quale campeggiano archi e capitelli con bellissime sculture che rappresentano il bestiario immaginifico della spiritualità del Medioevo, ma la cosa più curiosa e più bella, secondo me, che mi piace farvi vedere, è questa figurina scolpita, un Adamo ignudo nel paradiso terrestre, che forse è la sintesi dell'eleganza di questo complesso architettonico. Sulla facciata poi campeggia in alto un bellissimo finestrone, a sua volta adorno di animali, che rappresenta anch'esso un unicum nel suo genere. Cosa fa lei nella vita? Io sono un impiegato dello Stato. E una volta all'anno viene a questa... No, io vivo qui in città e
che sono un fratello di questa confraternita, che poi ha di particolare in questa settimana santa, si vive in una maniera, diciamo, particolare, che siamo devoti al crocifisso e quindi riusciamo, insomma, a portarlo e a farlo ricordare, insomma, in questa processione che è antichissima. Questo cappuccio che portate sulla testa, perché lo portate? Che significato ha? Ah, beh, è un segno penitenziale, ovviamente, insomma. Coprirsi il volto davanti al crocifisso? Sì. C'è molta gente che segue ai lati. Lei da tanto tempo che vede questa processione? Sì, da molti anni. E si commuove quando... Sì. Che cosa le ricorda? Tutta roba antica. Le ricorda quando era giovane? Anche quando era giovane? Sì, faceva... sì. C'ho 60 anni. Anche lei? Sì. Lei segue da tanto tempo? Sì, da piccola. Da piccola? Sì. E lei pure, immagino? Sì, sì, sono il marito. Qual è la cosa che le piace di più di questa processione? Sono queste tradizioni antiche che ci stanno, che sono molto belle. I misteri, tutto questo. La passione di Gesù. Ma senta, ma la passione di Gesù continua anche oggi, però? Sì. Sì. È un po' preoccupata per la guerra del Kosovo? Sì, molto. Molto per i giovani, i bambini. Ma lei pensa che finirà presto, che dice? Solo Dio lo sa. Le donne accompagnano il Cristo morto e lo seguono con quella devozione e tradizione popolare che ricorda la nostra infanzia. Ricorda quei funerali dove partecipava veramente tutta la gente, l'immagine della Vergine addolorata insieme alle donne che piangono il Cristo morto, stanno ad indicare un sentimento popolare che da queste parti, come in tanti paesi, non si è spento. Il ruolo della donna, il ruolo della donna che in silenzio porta i drammi e le speranze delle proprie famiglie, espressi in questi ceri che ardono a significare un'attesa, una speranza, spesso custodita nel cuore per tanti anni. La facciata appena restaurata di questa chiesa di Rongolise non lascia certo prevedere che ci troviamo invece in realtà dentro una grotta, una vera e propria grotta. Incontriamo qui Don Mario Napolitano. Salve. Che è il parroco di Rongolise. Rongolise. Don Mario, che tradizione, che storia c'è dentro questa grotta? Dunque, questa è una chiesa rupestre che risale al Medioevo. Le prime testimonianze che riguardano questa chiesa risalgono ai primi anni del 1300, ma evidentemente la chiesa è molto anteriore a questa data e infatti anche le prime decorazioni possono essere attribuite a un'epoca precedente, primi anni del 1000. Allora, Don Mario, vogliamo avvicinarci un attimo a vedere questi affreschi bellissimi? Questa è una, certo, Madonna vestita da imperatrice, praticamente. Sì, il costume bizantino della Madonna testimonia il fatto che anticamente in questa zona di terra di lavoro era molto diffuso il culto della Madonna di Costantinopoli. Il costume bizantino è anche presente nella raffigurazione dell'Arcangelo San Michele, che pesa le anime. Qui c'è una adornizione della Vergine, l'adornizio della Vergine tra gli apostoli e gli angeli, ed è raffigurato Gesù al centro che porta, accompagna l'anima della Madonna in paradiso. Ci sono delle ipotesi di date per questi... Ma le prime decorazioni di questa cappella qualcuno le fa risalire al 1032, intorno al 1030. Sotto vedo delle immagini molto delicate di una Madonna mamma. Che Madonna, allatta. La Virgo Lactans. In pratica questi erano degli ex voto che si facevano, magari quando una donna aspettava un bambino, faceva il voto e poi commissionava un artista, dopo l'avvenuto parto, di fare un dipinto e lasciarlo nella chiesa come ex voto. Infatti qui sopra, ce ne sono molti. Invece ci sono
Questi sono Sant'Esdra, Santa Margherita e Sant'Onofrio, che sono raffigurati qui anche a testimonianza forse di un culto particolare che c'era verso questi santi. E sotto ancora degli ex voto di Madonne con Bambino, e poi abbiamo delle figure monacali che fanno poi pensare, che rafforzano, fanno rafforzare l'idea che qui c'era anticamente una forma di vita cenobitica. Ci sono degli affreschi anche da questa parte, andiamo a vedere un attimo. Questa è un'altra navata, don Mario? Certo, questa è la navata laterale, possiamo dire, di questa chiesa rupestre. Anche qui sono presenti degli affreschi, pochi rispetto agli altri, sempre ricorre la tematica della Madonna, ed è interessante la figura di questo abate benedettino che ci fa pensare che anticamente i benedettini hanno posseduto questa chiesa. Ci sono degli ambienti da vedere, vero? Sì, forse ci sono degli ambienti attigui alla chiesa dove probabilmente sono vissuti proprio dei monaci, oppure qualche eremita che ha anche amministrato dei sacramenti. Prego. Pensi che qui, nei locali attigui a questa chiesa, conserviamo una vasca battesimale, del tipo di quelle che sono conservate nelle basiliche paleocristiane. Ecco, venga, che le faccio vedere. Ecco, questa è la vasca battesimale, serviva per il battesimo per immersione degli adulti, e quindi questo liturgicamente si può definire un luogo per l'iniziazione cristiana. Infatti qui c'è poi la zona riservata alla mensa, quello che noi chiamiamo altare. Che c'erano gli scalini? Sì, questi scalini che servivano al battezzando per accedere nella piscina, sia il battezzando che il sacerdote che amministrava il battesimo. Mentre invece lì ci sono ulteriori segni di cristianizzazione, c'è una croce qui sopra. Una croce che doveva sovrastare l'altare, la mensa, infatti ci stanno queste tracce nel muro dove probabilmente era messa la mensa, e questo era lo spazio per conservare l'Eucaristia, quello che noi chiamiamo tabernacolo. Poi ci sono degli altri locali qua che forse erano i luoghi dove soggiornavano i monaci. Sì, sempre secondo le ipotesi che noi facciamo, non abbiamo certezze documentate su questo. Secondo le ipotesi che noi avanziamo, questo doveva essere uno spazio riservato alla vita delle persone che amministravano qua questi sacramenti e che erano ministri del culto per tutte le popolazioni che vivevano in queste zone. Vincenzo è il cognome? Ago. Ago è il priore della Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso e annesso Monte dei Morti. Dunque, voi tre là, insieme, che cosa cantavate? Cantavamo il Miserere, il Salmo 50 di Davide. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. È un canto particolare, di tradizione orale, che qualcuno ha cercato di porre per iscritto, ma i risultati non sono stati eccessivamente validi. Apprezzatissimo un po' dovunque, essendo l'unico esemplare di questo genere che si svolge almeno dalle parti nostre. Risulta un suono quasi metallico. Sì, infatti la riuscita del canto la si ha quando gli astanti credono di sentire un organo. Io in modo particolare ho avuto la fortuna di cantare il Miserere con mio padre, oggi lo canto con i miei figli, quindi... È proprio una tradizione di famiglia. È proprio una tradizione di famiglia, sì. Senta, qualcosa sulla confraternita. Sì, la confraternita del Santissimo Crocifisso nasce il 21 dicembre 1575 ad opera di un padre conventuale che aveva il convento annesso alla nostra chiesa madre. A questa arciconfraternita fu annessa nel 1633 un monte, il cosiddetto Monte dei Morti,
che doveva servire ad aiutare i poveri della città. E esiste tutt'oggi questo Monte dei Morti, ha della proprietà che ci è stata lasciata in eredità da confratelli che non avevano eredi, e in effetti grazie a questa proprietà o agli interessi su questa proprietà riusciamo ad andare avanti, perché le spese sono tantissime. Però per esempio stasera tutti i confratelli si sono autotassati per mandare un contributo, seppure modesto, per il Kosovo. Ecco, è bello questa solidarietà che... Sì, non ci sarebbe motivo di esistere come confraternita se non avessimo di mira l'assistenza ai poveri, ai bisognosi, agli ultimi. È preoccupato per la guerra del Kosovo? Siamo preoccupatissimi, perché siamo contro qualsiasi tipo di guerra, fosse anche quella navale che si fa per scherzo con il computer. Questo monumento medievale, elegante e severo insieme, che sta qui solitario in mezzo alla campagna, è l'ultima cosa che resta di un centro storico che fu capitale del cosiddetto Ager Falernus. Si chiamava Forum Claudi e dal VI secolo era sede di un vescovado. Questa facciata è stata rimaneggiata in epoca rinascimentale, ma l'interno che adesso andiamo a vedere è un vero e proprio scrigno medievale. Lo schema iconografico di quest'abside è quello classico delle chiese alto-medievali, per esempio la Basilica di Sant'Angelo in Formis, che sta vicino Capua, poco lontano da qua. C'è una fascia bassa in cui ci sono i 12 apostoli, 6 dalla parte destra dell'angelo e 6 dalla parte sinistra, iconografia nella quale, secondo l'uso medievale, San Paolo ha preso il posto di Giuda, è diventato il 12° apostolo. In alto c'è una stupenda Madonna in abiti imperiali bizantini con il bimbo in grembo, sempre secondo l'iconografia bizantina, e i due angeli che la fiancheggiano. In basso, come particolarità, c'è il fregio di un elefantino con una torre in groppa, che è un motivo qui molto antico, che è stato poi ripreso in epoca rinascimentale, per esempio da Bernini. Come tutti sanno, a Roma c'è la piazza di Santa Maria sopra Minerva, in cui c'è la statua dell'elefante con la torre in groppa. Ora però qui c'è una particolarità: questo affresco, che sembra così antico, in realtà non è antico come sembra, perché risale al XII-XIII secolo, quando la basilica paleocristiana è stata trasformata in basilica romanica. Allora voi vi chiederete, se questi affreschi non sono così antichi, esistono dentro questa bellissima chiesa degli affreschi veramente alto medievali? Esistono, e adesso ve li faccio vedere. Ecco, qui sull'absidiola di destra c'è una suggestiva Madonna in trono con un santo accanto, e questo affresco dovrebbe risalire all'incirca tra l'VIII e il IX secolo, e quindi deve aver fatto parte dell'edificio paleocristiano che già stava qui prima che la chiesa fosse ristrutturata in stile romanico. Signora, lei è mamma, sì? Sì. Quanti figli ha? 2. Sono giovani? Sì, sì. Quanti anni hanno? 25 e 22. Io sono di Sessaurunca, però non abito più qui, però vengo ogni anno. Senta, è un po' preoccupata per la guerra? Sì, molto. Tantissimo. Che dice? Durante questa manifestazione le donne esprimono dei voti. Lei che voto esprime? Io la prima cosa esprimerei il voto per la pace, per la fine della guerra, perché comunque le immagini che vediamo per televisione sono preoccupanti e sono sconvolgenti. Sono trascorse quasi 2 ore e la processione, con questo suo caratteristico incedere un po' a destra, un po' a sinistra, un po' avanti e un po' indietro, è arrivata intanto davanti alla cattedrale di Sessaurunca. La gente segue con una religiosità, vorrei dire, di altri tempi, ma che porta con sé le preoccupazioni del mondo di oggi.
nel volto della gente, giovani, adulti, bambini, oltre ad un interesse per ciò che avviene, si riesce a percepire anche il senso della preghiera. Forse questo è un modo originale di pregare. La immagine di Cristo morto strappa dalla gente baci, preghiere, segni di croce. Sono tutti gesti che esprimono una religiosità semplice. Forse qualcuno potrebbe chiamarla superstizione, ma non credo. Credo piuttosto sia il desiderio di dire in un modo semplice, tratto dalla vita, i drammi e le attese, le speranze della loro esistenza. Quando Forum Claudi decadde come centro urbano, acquistò importanza Carinola, tanto che alla fine dell'undicesimo secolo la sede vescovile fu trasportata qui, in questa cattedrale, la cattedrale di Carinola, dal vescovo Bernardo. La cattedrale è a impianto romanico, fortemente rimaneggiata nei secoli, ma conserva tracce notevoli della passata bellezza, soprattutto da questa parte dove era situato un antico sacello paleocristiano. Si è conservata traccia di un bel pavimento cosmatesco, ma soprattutto ci sono ancora i pochi ma suggestivi resti di un mosaico del V-VI secolo. Là in fondo, in quel prezioso sarcofago di epoca romana, giacciono le reliquie del vescovo Bernardo, quello che trasportò la sede vescovile a Carinola. È una tradizione religiosa valida ancora oggi questa? Certamente. Noi riteniamo che questa sia una fede profonda, una fede vissuta in maniera particolare dalla gente di questo paese, che in questa settimana vive veramente con grande passione, con grande trasporto, con grande temperamento questo grande evento della morte. Lei ha fatto uno studio su questa tradizione? Sì, qualche anno fa. Cosa ha messo in luce soprattutto? Proprio questo, la catarsi che esiste nella ritualità del lutto, che dalla Chiesa, dal grande momento della Chiesa, esce fuori alla città e partecipa con tutti i suoi caratteri particolarissimi di questa città. Ma non c'è il rischio che la gente partecipano, sì, quelli che sfilano, cioè, no. Ma la gente fuori è un po' più spettatrice? Non è vero, io ritengo che la partecipazione alla Settimana Santa di Sesto Aurunca, così come è stato verificato in parallelismi che abbiamo fatto negli studi con la Settimana Santa di Cordova, la Settimana Santa di Siviglia, non esiste un momento di partecipazione e un momento in cui si è attori, si è sempre partecipanti a questo grande evento. Senta, lei che ne pensa? Io sono fotografo, lei poi mi fotografo. Hanno attribuito fotoantropologia perché? Perché fotografo l'umano, perché mi interessa la gente, l'architettura non cambia, lei, la gente quindi, sì. Lei quindi questa trasmissione, questa rappresentazione l'ha fermata in immagine fotografica? In immagine fotografica. Che emozione ha provato? Beh, l'emozione è quella di riprodurre con le immagini forse la stessa sensazione. Cos'è la cosa che più l'ha colpito? Le donne che stanno con questi ceri dietro alla fine di tutti i misteri e che seguono invisibili e illuminate solo dalle candele. È appena passata la processione e ci siamo fermati a contemplare questa stupenda fontana che è il simbolo della città, mi dicono. Il simbolo della città raffigura l'Ercole che strozza il leone Nemeo, è stata realizzata nel 1825 da Solari, uno scultore neoclassico, tenendo presente l'immagine tratta da un obolo in rame facente parte della monetazione romana di Suessa.
Fu realizzata in quell'epoca a conclusione dei lavori per portare nella città l'acqua, per concludere i lavori dell'acquedotto. Venne creato questo slargo e realizzato questo complesso monumentale che presenta nella parte bassa, lì dove è la vasca, la presenza di due cervi acquatici. E nella parte del basamento su cui poggia l'Ercole c'è un personaggio, una divinità fluviale. Su una collina che domina l'Ager Falernus si erge questo austero convento francescano che risale al XIII secolo. Come in tutti i conventi francescani c'è un poetico chiostro medievale. L'interno della chiesa è francescanamente sobrio, e un vetro di protezione è stato messo davanti a questo affresco che rappresenta San Francesco. Il vetro naturalmente riflette delle immagini che in qualche modo sembrano contribuire alla poesia mistica di questo luogo. C'era un altro importante affresco che rappresenta la Madonna tra San Francesco e San Giovanni, che adesso però per motivi di sicurezza è conservato in un altro posto. Padre Giovanni, ma lei è rimasto da solo qua in questo convento, com'è la storia? Sì, purtroppo a causa della morte di alcuni frati e del trasferimento di altri, i superiori hanno ritenuto opportuno stabilire un solo sacerdote che da Sessa venga qui ad accogliere i pellegrini per il santuario. Ma il convento, se poi vedo ci sono le impalcature un po' pericolanti ancora? Da qualche tempo si manifestano dei dissesti idrogeologici che hanno portato dei problemi. Speriamo che le autorità possano intervenire al più presto. Senta una cosa, ma questa tradizione che direbbe che San Francesco è passato di qua? Sì, abbiamo una testimonianza della tradizione in questa grotta, dove la leggenda vuole che Francesco abbia sostato nel 1222, nella primavera, quando si è recato in un pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo. Sono le 22:15, un po' più presto del previsto, la processione ritorna qui in piazza, come si chiama Silvio? Piazza 20 Settembre, più comunemente detta Piazza del Mercato. Qui ritroviamo anche il nostro Silvio che ci ha accompagnato all'inizio. Cosa succede adesso? Adesso la processione riattraverserà tutto il corso principale della città per far rientro nella chiesa di San Giovanni a Villa. E anche noi, amici telespettatori, ci congediamo da voi. Non senza un ritorno in una zona dove il fuoco purtroppo non è segno di pace, ma segno di guerra, nel Kosovo, dove continuano i combattimenti, e il nostro pensiero ai profughi. Vi ricordo l'operazione Arcobaleno, ne abbiamo parlato all'inizio, ve la ricordo ancora una volta, perché questo arcobaleno di pace possa legare noi a chi soffre dall'altra parte dell'Adriatico e portare dappertutto, là e qui, un segno e un augurio di speranza, di solidarietà e di pace.